Noi abbiamo deciso di candidarci nelle liste civiche di De Magistris per dare un'opportunità a tutti coloro che dentro Sinistra Ecologia e Libertà sono stati scontenti fino in fondo di questa scelta di appoggiare Morcone, quindi della scelta della continuità e non del cambiamento, di poter incominciare a costruire un percorso durante questa campagna elettorale e pure dopo di costruzione di una nuova prospettiva politica a sinistra, una prospettiva politica a sinistra che ci permette quindi di parlare e di misurarci sul terreno dell'innovazione. Per questo noi saremo le energie pulite che caratterizzeranno questa campagna elettorale e che caratterizzeranno con i temi generazionali che ci rappresentano. Temi generazionali, ambiente, lavoro, reddito garantito per i precari, riutilizzo di spazi in disuso e soprattutto entrare lì e sorridere rispetto all'isolamento che vivono interi quartieri di questa città. Allora, come già detto dai compagni in precedenza, la scelta di uscire da SEL è legata a una divergenza di cosa noi intendiamo per politica e per messaggio politico che noi andiamo a dare ai nostri elettori. Noi crediamo che il messaggio che è stato dato al congresso provinciale ad ottobre e il messaggio che lo stesso Niki Vendola ha dato al congresso di Firenze non corrisponde nei fatti a quella che poi è stata la scelta di SEL in Campania e a Napoli di appoggiare Morcone. L'innovazione che Vendola ha definito per il suo partito è venuta a mancare a Napoli e ha tradito, credo, che lo suo legame con il suo elettorato. Il referendum che c'è stato, più che un esercizio di democrazia, per me è stata più una mancanza da parte del gruppo dirigente di saper decidere e di saper dare una guida politica ai suoi iscritti e ai suoi elettori. Per quanto riguarda le municipalità, io credo che il decentramento amministrativo che si è creato 5 anni fa non abbia saputo dare quella che era la sua, per cui era stato costruito, e cioè un fortino sui territori, un primo orecchio e un primo occhio sulle esigenze dei cittadini. Credo che da questo punto di vista si possa fare meglio e credo che l'impegno da parte del nuovo sindaco debba essere proprio quello che ha un trasferimento di competenze alle municipalità debba seguire anche un trasferimento di risorse. Senza un trasferimento di risorse purtroppo non si riesce a lavorare per creare quel vincolo tra cittadino e istituzione che poi è il motivo per cui sono state create le municipalità. Allora, la mia candidatura alla municipalità, soprattutto Chiaia San Ferdinando Posillipo, che è un territorio che conosco in prima persona, abitando lì da ben 25 anni, è una richiesta di partire dal territorio, quindi da quelli che sono i problemi delle persone che conosco e che vedo quotidianamente e con le quali ho rapporti interpersonali appunto quotidiani. Mi ha entusiasmato l'idea del laboratorio, quindi parlando con la gente, arrivare a capire cosa vogliamo fare per modificare questa città e partendo dalle piccole cose dare un'impronta che sia positiva, che sia un'impronta di innovazione e di cambiamento. Io sono convinto che il precariato debba stare con Luigi De Magistris, soprattutto a Napoli, dove ogni giorno vediamo per ripetersi momenti di ricatto vero e proprio per il rinnovo dei contratti, per l'affermazione dei diritti, per il riconoscimento di quello che è un diritto essenziale, un diritto riconosciuto e che è alla base del paese Italia, insomma. Quindi il diritto al lavoro, il diritto alla stabilità, il diritto ad avere una vita e a costruirsi una vita anche a partire da una sicurezza e una stabilità economica. Troppi giovani oggi non riescono ad avere questa possibilità e noi napoletani dobbiamo in questo momento storico cercare ancora di più di concentrarci, di spingere verso un'alternativa, un modo diverso di intendere la politica che possa essere da volano per un modello di sviluppo diverso, un modello di sviluppo che tenga dentro l'attenzione ai beni comuni, l'attenzione all'ambiente, l'attenzione alle persone, l'attenzione a quello che ognuno di noi sente dentro e che ha bisogno di esprimere.
E quindi andare al di là del precariato è anche questo, è dare alle persone una prospettiva interna, una prospettiva di sviluppo. E in questa ottica sostenere Luigi De Magistris è sostenere uno sviluppo diverso, sostenere un'idea diversa di paese, un'idea diversa di Napoli e rilanciarla nell'ottica appunto di creare una realtà, un'economia più a misura d'uomo. Salta, 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 non puoi farti male. Salta, 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 ti fa stare bene. Salta, salta.